Buongiorno a tutti, sono tornato, mi sono preso 2 giorni di pausa. Volevo ricaricarmi per essere più incazzato, infierire maggiormente su questa politica di collusi, di pagliacci, di gente che non lavora e guadagna. Quindi in comune un disoccupato col politico a che non lavora, con la differenza però che il politico mangia, guadagna e non fa un cazzo. Ma non fa un cazzo perché? Non fa un cazzo perché al di là dei vari suicidi che sono accaduti in questi mesi, del terremoto, a parte il nonno Gustavo, Giorgio Napolitano, che ci è venuto a far visita perché io sono di Modena, quindi ho avuto l'onore di poterlo fischiare insieme ad altri quando è venuto a vedere e a salutare il terremoto. Anche perché noi veniamo chiamati populisti, le solite chiacchiere, bla bla bla, ma la politica è pure peggio. Ma è una politica che ci meritiamo, perché non alziamo davvero la testa. L'Italia è un'Italia di gente che si lamenta, di lamentoni, però soluzioni non se ne trovano mai. Quindi ci va bene così, ognuno guarda il suo orticello e va bene così. Intanto questi hanno i privilegi, hanno degli stipendi da paura, che sono i più alti d'Europa. In Italia manca il lavoro e noi continuiamo ancora a fare storie. E mentre Mario Monti è già la terza villa che si compra, ordina auto blu e in Italia fa come cazzo gli pare, viene promosso e poi di cosa ti combina? Un bel colpo di stato silenzioso e decide lui sul culo nostro. I carabinieri che verranno commissariati, la paura anche dei carabinieri, e io ho avuto modo di parlare con loro, con uno in particolare a cui mando un saluto, non dico ovviamente il nome per una questione di privacy, e che la pensa più o meno come la penso io, cioè sì commissariare, sì e togliere alcune caserme dove all'interno ci sono magari soltanto 2 carabinieri in paesini di 1.000-2.000 abitanti. Però visto che c'è questa nuova gendarmeria europea, ci sono tutti questi poteri strani, poteri occulti, anche la sua paura è dire ma se si vuole risparmiare togliendo i carabinieri da piccoli paesi, ci può pure stare, ma sa più di un deglassamento. Però poi si parla di risparmio. Cosa risparmiare? Dove risparmiare? Sui carabinieri? Sulla nostra storia, perché i carabinieri sono la nostra storia. Da Pinocchio a Salvo d'Acquisto, Masseria e tante tante altre cose che i carabinieri hanno fatto. Noi come risposta ai carabinieri abbiamo anche fatto i libri sulle barzellette, ma questo fa parte del gioco. E il governo cosa pensa bene di fare? Di tagliare per risparmiare. Ma tutte quelle infrastrutture, che ora sono fatiscenti, mezze autostrade, palazzetti dello sport lasciati lì a morire, solo per una questione di voto. E questo non si dovrebbe invece tagliare, andare a colpire, denunciare, portare via tutti i beni di chi ha iniziato un lavoro e non l'ha finito? No. Andiamo sempre a tagliare ai poveracci, perché anche i carabinieri sono poveracci come noi. Cioè, non è che vivono nella bambagia, anzi, sono a rischio tutti i giorni, che nessuno me ne voglia, però io sono per i carabinieri. Non mi va assolutamente che l'arma dei carabinieri venga deglassata solo per una questione di risparmio. Per il cartaceo, per questo, ma se a Montecitorio usano ancora le agendine, che poi mica le usano, non le usano mica, però si spende milioni di euro per agendine, abbiamo ancora a Montecitorio gente che scrive sulla carta, quando siamo già a un livello tecnologico abbastanza alto, dico abbastanza perché la mentalità italiana è ancora ad Alberto Sordi, a pizza, mafia e mandolino.
E così anche la sanità. Allora andiamo a tagliare davvero dove ci sono gli sprechi veri, dove ci sono davvero degli sprechi. Non a chi fa un servizio. Io in un paesino di 1000 abitanti, anche due sempliciotti carabinieri, io li voglio vedere. Mi danno sicurezza, sai dove andare a parlare, se hai bisogno di qualcosa hai le porte aperte. Cosa cazzo andate a tagliare? Quindi questo governo del colpo di Stato continua a farsi i cazzi suoi e a toglierci tutto e noi continuiamo lì, grazie Vinci, l'Italia di merda, adesso io sono io. Cioè, ma perché le bombe non le mettono a Montecitorio? È una provocazione? Cioè, piuttosto che muoia una bambina, una ragazza, un adolescente, una giovane, con rischio che ne muoiano tante. Noi morti non ne vogliamo, lo sappiamo bene. Però un segnale forte magari a questi pupazzi al governo, solo che siamo un'Italia di qua qua qua. Questo è il problema, di qua qua qua. E Monti in Italia fa come gli pare, non ascolta nessuno. E questa politica di pupazzi rimpastati sono lì a farsi belli. Per chi? Per degli idioti italiani che andranno a votarli. Noi andremo a votarli, perché noi siamo idioti, perché noi restiamo alla finestra a guardare, chissà cosa succede, oh, ma intanto poi vediamo, oh! E noi ce lo meritiamo, perché siamo degli emeriti imbecilli. Invito Giorgio Napolitano a tornare nelle zone terremotate, così abbiamo altre cose da dirgli. È un presidente che non ci rappresenta. Però, come ho già detto, è anche vero che l'Italia è un'Italia di gente pla pla pla, guara qua qua, piripipi, piripipa. Questo è. Noi abbiamo quello che ci meritiamo. Cioè una politica di merda, una politica di rimpastati, una politica che lucra, una politica di mandanti, una politica di ladri. Lo sappiamo. Ad oggi tutto è messo sul piatto. Cioè la realtà la vediamo. Abbiamo i terremotati con le case distrutte. Adesso è stato bloccato tutto quello che è il loro pagamento, piuttosto che, ma tra qualche mese è già uscita fuori la notizia che il signor gradito dagli italiani, Mario Monti, farà comunque pagare l'IMU a queste persone. Quindi, che tu abbia la casa o meno, tu l'IMU lo devi pagare. L'Emilia Romagna farà la stessa fine dell'Aquila. Gli aiuti verranno dai cittadini comuni, i soldi degli SMS che diamo verranno gestiti da un ente privato che è una banca che darà i soldi a un tasso agevolato. Quindi abbiamo un governo che dà i denari alle banche, abbiamo una crisi presunta che ci sta mettendo in ginocchio, viene aumentato tutto a noi. E noi come dei pirla siamo qua a lamentarci e a non fare niente. E a non fare niente. Quindi meritiamo quello che sta accadendo. Dovremmo proprio sprofondare nella merda. Noi italiani dobbiamo proprio sprofondare nella merda. Perché ci indigniamo. Una frase che mi fa uno schifo, una parola bruttissima che non porta un cazzo. Sono parole bla 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 anche queste. Ci indigniamo, no, siamo veramente incazzati, ci verrebbe voglia di prendere una mazza da baseball e fargli secchi. A quel pezzente che auguro che muoia presto, o che, visto che la Sacra Corona Unita non c'entra in questo caso, gli possa regalare una bella cravatta a questo schifoso personaggio che ha ucciso Melissa e ne poteva uccidere tante altre. In Italia c'è una giustizia del cazzo, c'è una giustizia che lo vedrà malato mentalmente e magari farà i suoi arresti a livello domiciliare, chissà, magari nella sua barca. Questo succederà, perché in Italia ne abbiamo avute tante di disgrazie, tante di cose brutte, da Tommy, Yara e ancora tante, tante misteri. I due ragazzini pugliesi trovati dentro un buco che ancora non si capisce che è successo. Però noi siamo qua, andiamo al bar, ci facciamo la sigaretta, il caffettino, il gratta e vinci.
e non ce ne frega mica poi un cazzo, cioè nessuno che si alza una mattina e dice adesso basta. Sì, ci sono io, ci sono quelli del movimento della rete, ma siamo qua. La maggior parte degli italiani, che cosa ve lo spiega a fare, non capite un cazzo. Abbiamo la politica che ci meritiamo, cosa piangiamo a fare? Adesso questi rimpastati, questi brutti elementi, perché poi sono terribilmente brutti, si faranno di nuovo tutti belli e profumati e ci saranno ancora italiani coglioni che li voteranno. Che li voteranno. Abbiamo il Movimento 5 Stelle di Grillo, con un sindaco di Parma, a cui va tutto il mio rispetto perché lui ci crede, bravo, ma arriva impreparato al suo incarico, non forma neanche un gruppo. E quindi lì c'avevo ragione io. Sono ragazzi seriamente impegnati, però politicamente non preparati. Un sindaco che non prepara neanche una lista e si trova così. E poi abbiamo Grillo perché tutte le luci sono su Grillo. Abbiamo i ragazzi che non si possono confrontare in televisione perché Grillo non vuole. E allora? Anche questo è stato un buco nell'acqua. Spero di no. Perché da una parte i candidati del Movimento 5 Stelle non meritano certamente di fare un buco nell'acqua. Ma la maggior parte degli italiani hanno votato il Movimento 5 Stelle come protesta. Grillo si ingrassa e poi dopo si lamenta se qualcuno gli va a rompere i coglioni nei suoi blog o nelle sue cose. Ecco, quindi in bocca al lupo al sindaco di Parma, in bocca al lupo a tutti quei ragazzi che sono stati eletti o hanno la volontà di farlo per cambiare l'Italia. Ma noi italiani rimaniamo semplicemente sempre un popolo di imbecilli pronti a pagare, a pagare, a pagare quando l'ingiustizia è messa sul piatto. Bene, oh, vi auguro una buona giornata e andiamo avanti così, che indietro non si torna. Ah, dimenticavo, oggi andrò in giro con questa epigrafe. Il lavoro che riposa in pace, mentre una politica di rimpastati resta a guardare.